አይ ጥሩ ነው እንጂ አይ ጥሩ ነው የሚሆነው የሚሆነው ነው ያልኩህ ልና ትናገር ያልኩህ Buon pomeriggio a tutti e bentrovati sulle frequenze radio e video di RBA. Io sono Francesco Piperi e vi do il benvenuto alla puntata numero 8 di Almeno due pagine al giorno, appuntamento settimanale con i libri e le storie per perdersi e ritrovarsi. Ringrazio anche questa settimana Matteo Crespo per la parte tecnica, Michele Comba per la regia video e Alessio Lerda per la ricerca dei brani musicali. Ricordo come ogni settimana che Sun, la sigla di Almeno due pagine al giorno, è stata realizzata da Adriano Viterbini. Queste le coordinate per ascoltarci su RBE in streaming sul sito rbe.it, in radio FM 8780 la provincia di Torino, 8760 in Val Germanasca, 88 in Val Chisone, 9660 provincia di Cuneo, 91,50 in provincia di Imperia, 101,10 in Val Bormida, in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, nel formato digitale da più in Piemonte, nelle province di Torino e Cuneo e in Liguria, nelle province di Savona e Genova. E sono molto contento di dare il benvenuto a Francesco Filippi in collegamento con noi. Ciao Francesco. Ciao Francesco, un saluto a chi ci ascolta e a chi ci guarda. Intanto, Francesco, grazie per aver accettato il, il nostro invito a dialogare intorno ad un libro eh, che, che ritengo importante, necessario, come eh, mi viene da dire anche tutti i libri che hai scritto in questi ultimi anni. Ma avremo modo di parlarne eh, eh, tra poco perché, insomma, Francesco Filippi è uno storico della mentalità e formatore, cofondatore dell'associazione DEINA, con cui collabora alla programmazione e alla realizzazione di viaggi della memoria e percorsi formativi in tutti. Europa, lavora per la Fondazione Museo Storico del Trentino nell'ambito della memoria collettiva e pubblica, con particolare riferimento al Novecento italiano ed europeo. Ha all'attivo diverse pubblicazioni sul rapporto tra passato e presente e i suoi ultimi libri eh, su, sono Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo, uscito per Bolati Boringhieri nel 2019. Tra l'altro Francesco, noi oggi ci siamo permessi di riempire il nostro tavolo con i tuoi, i tuoi libri e anche i tuoi Contributi, eh, anche scritti, per cui io sono molto contento anche di far vedere, insomma, come dicevo anche qualche settimana fa, sono contento di aver cominciato anche a fare, TV, a fare tv perché questo mi permette anche di far vedere le copertine dei libri. Questo è Mussolini, ha fatto anche cose buone. Poi abbiamo anche noi, però, gli abbiamo fatto le strade, le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie. Prima gli italiani sì, ma quali? Nel, per la terza, nel, nella collana Fact Checking. E poi insomma, ti chiedo scusa, ma non ho nella giusta edizione, ma perché siamo ancora fascisti, un conto rimasto aperto e ho, ho preso questa edizione. Non me ne vorrai, Francesco? Tutte giuste, tutte giuste edizioni, <ride> ci mancherebbe. Anzi, grazie cioè, mille. <ride> per arrivare al libro di cui parliamo questo pomeriggio, Guida Semiseria per aspiranti storici social, eh, uscito per Boringhieri che affronta in realtà un tema eh, di cui eh, ci siamo diciamo ti sei occupato anche già in, in passato eh, ma che in questo, in questo libro affronti in maniera con un tono appunto semiserio ma neanche troppo nel senso voglio però cominciare come dire anche un po', con un po' di leggerezza innanzitutto. Um, ho scoperto, siccome sei molto attivo e molto presente sui social, ho scoperto che, cioè, tu hai fatto una sorta di coming out rispetto al tuo integralismo in base ad alcune passioni che, che hai. No? E per Feltrinelli hai realizzato un video anche molto bello, anche molto divertente in cui dici di essere un integralista di Franco Battiato, e questo lo sappiamo perché tu molto spesso, anche nei tuoi libri precedenti, hai citato uh, musica di Franco Battiato, correggimi se sbaglio, che sei un integralista anche dello Strudel che mangi fino all'ultimo Mauvet e, e di Tolkien però oggi scopriamo da poco scopriamo che sei anche un integralista della saga di Harry Potter e una, come dire, un amore diciamo eh, adulto quello per, per i libri di, di Harry Potter Francesco assolutamente sì assolutamente sì eh, quel, quel video diciamo simpatico riguardo ai miei integralismi vuole puntare il dito su un, un problema che abbiamo noi adulti, io per primo, hai fatto bene Francesco a chiamarlo un coming out. Io sì, lo ammetto: ho eh, delle cose, ho dei punti di me che, che non voglio siano toccati, che, che non discuto perché sono come il tifo calcistico, diciamo. Sure. E sono le tre cose che dicevi, Battiato, per me è, è sempre rimarrà un maestro e su cui non, non intendo discutere, è una cosa che si accetta come la fede su Strudel sì. che va fatto in una determinata maniera io sono trentino quindi andiamo a toccare eh, la culinaria identitaria e preferisco non, no, non affrontare questo tema voglio, <ride> voglio tenermelo per me e Tolkien che è effettivamente il grande, la grande epopea che mi ha accompagnato dalla giovinezza all'età adulta che, che leggo che continuo a leggere più e più volte nel corso del tempo, è uno dei pochi libri che rileggo e in cui trovo sempre qualcosa di nuovo Ecco, questa mia passione mi aveva, lo ammetto, impedito, da buon fan del Signore degli Anelli, eh, di, eh, di affrontare l'altra grande narrazione, ovviamente più, più giovane, più nuova, eh, riguardante il mito e la costruzione di mondi di fantasia, che appunto, come hai detto, è, è Harry Potter. E io per quasi vent'anni, eh, da quando è uscito fino a pochissimo tempo fa, Harry Potter l'ho snobbato senza conoscerlo. Poi, grazie alle ripetute pressioni eh, di un'amica, di una persona che mi ha fatto notare che effettivamente era una grossa perdita quella che mi stavo in, autoinfliggendo, ho preso in mano in maniera un po' nascosta, un po' vergognata il primo libro della saga e, e ahimè nel fare di tre mesi li ho finiti tutti. <ride> e ah, devo ammettere è. che sì, è stata, è stata una corsa, sono state notti perse o meglio guadagnate a leggere, ore di sonno perse ma guadagnate e, e ho riscoperto il piacere di, di trovarmi in mondi nuovi. È un piacere che, lo ammetto, ed è quello che dichiaro nel, nel video eh, in maniera anche un po' imbarazzata ammetto che mi sarei perso un'occasione se avessi seguito in maniera pedisse qua la mia chiusura, il mio, la mia volontà di non esserci all'interno delle cose. Ho imparato una cosa nuova, al di là della storia dei 40 anni, c'è sempre possibilità di allargare il campo e non dobbiamo far, far sì che le nostre passioni, le mie in particolare, in particolare mi, mi impediscano di scoprire il mondo attorno non, non abbiamo mai finito di scoprire è stata una bella cosa <ride> ne, sono, ne sono certo e, ehm, ed è bellissimo diciamo, questo metterti ancora una volta in gioco in discussione se sei integralista consentimi anche questo aggancio rispetto a queste passioni diciamo, che sono anche diciamo, culinarie che sono anche musicali però insomma, da tuo lettore ormai da, da lungo tempo diciamo, mi permetto di dire che sei tutt'altro che un integralista, ma uno che ci ragiona sulle cose, che ci mette sempre la faccia, eh, rispetto invece ai temi di cui parliamo oggi. In questa guida semiseria per aspiranti storici social, in realtà tu dici di, avere, ehm, di aver costruito una sorta di testimonianza eh, da reduce, no? da reduce. No? E, e qui mi verrebbe anche la seconda osservazione semiseria. Il tempo corre, però, insomma, è bellissimo anche sentirti come dire, a volte uscire anche un po' da, dal seminato rispetto a, e mettendo fuori anche quello che, che tu vivi rispetto al lavoro che fai tutti i giorni. Perché tu dici anche che sei un reduce perché hai vissuto intensamente il mondo dei social in questi anni lo fai ancora eh, da professionista anche e però hai messo anche ehm, a, a dura prova il tuo fegato, per esempio, no? e dici in una bellissima intervista che hai rilasciato qualche, qualche giorno fa al T Quotidiano, tu chiudi insomma, dicendo che ho 40 anni e mm, mi voglio bene, ho superato i 40 anni e devo iniziare a prendermi cura del mio fegato, perché eh, diciamo, in, queste, in queste dispute intorno alla storia il tuo fegato ha, ha dovuto insomma, fare i lavori forzati. Se vogliamo, no Francesco? Assolutamente sì, è uno dei grandi drammi. In realtà non, non svelo nulla, chiunque, chiunque stia sui social sa di che cosa parlo. Certo. Eh, uno va sui social, su Facebook, anche su Instagram, su Twitter, per passare dei momenti, per, eh, ma sì, anche per perdere del tempo, perché no, per divertirsi. E poi ad un certo punto capiti, nella discussione sbagliata impostata in maniera sbagliata, con le persone sbagliate e quante volte abbiamo perso ore ed ore a controbattere a persone che volevano semplicemente insultarci quante ore abbiamo passato ad insultare da gente che non conoscevamo tu hai ben detto nella mia introduzione io scrivo che, che questa guida semiseria per aspiranti storici social in realtà più che un'analisi, alla fine è un'analisi del mondo dei social e del mondo della storia nei social ma è anche e soprattutto un'esperienza da reduce e oserei dire un'opera anche di autoanalisi. Io sono entrato nel mondo dei social eh, con Facebook alla fine degli anni 2000, come molti tra noi, e in una quasi quindicina d'anni di frequentazione ho visto questo mondo che, che cambiava e per quanto riguarda il tema della, della, del mio ultimo libro, eh, non solo cambiava, ma cambiava anche il modo di affrontare la, la mia grande passione, il mio lavoro, la storia. In questo libro parlo del, delle difficoltà di stare in un mondo in cui la storia, per esempio, ma tutti gli argomenti, eh, sono trattati, sono maneggiati, sono manipolati e vengono anche spesso strumentalizzati. Ecco, io quello che voglio, vorrei mettere all'interno delle pagine di questo libro è la consapevolezza che avendo di fronte un mondo nuovo, un nuovo modo di esprimersi, un nuovo linguaggio, la prima cosa che dobbiamo fare tutte e tutti noi è stare attenti. A questo mondo non perché sia pericoloso in sé, ma perché potrebbe avere delle pericolosità. Io tratto di temi storici, ma sappiamo benissimo che cosa significhi oggi vivere la cosiddetta online, la vita online per più ore al giorno scontrandosi magari con delle persone malintenzionate o con qualcuno che ha semplicemente la volontà eh, di ferirti, di sminuirti, di, di spiccare su di te. È un mondo che può essere crudele e selvaggio. Stiamoci attenti. Ecco, Francesco, le due pagine eh, che insomma stanno anche dentro il titolo della nostra trasmissione, che ci permettono anche di ragionare un po' intorno ai, ai diversi contenuti della, della tua guida semiserie per aspiranti storici social, prende mh, le mosse da dai discorsi da bar, no? eh, l'attacco è questo, le finestre delle osterie devono essere piccole o vanno pulite poco, diceva un antico adagio di saggezza popolare, alludendo all'opportunità che da fuori fosse difficile osservare ciò che accadeva all'interno o anche sapere che vi fosse chi vi fosse dentro e ancora meglio cosa vi venisse detto, era una vera e propria categoria retorica, quella dei discorsi da bar in un ambiente riconosciuto come neutro rispetto ad altri luoghi di comunità, era possibile lasciarsi andare a chiacchiere poco strutturate, affermazioni avventate anche a veri e propri sproloqui, magari disinibiti da alcol di scarsa qualità, senza vedere intaccata la propria immagine di pubblica serietà. Uno sfogatoio tutto sommato protetto in cui il giudizio sulle affermazioni veniva più o meno sospeso in attesa di pubblica smentita, pubblica conferma o balsamico oblio, con una funzione sociale, specie nelle piccole comunità, di rilevanza tutt'altro che trascurabile. Tu parti dalle, dai discorsi da Bar, Francesco, però in realtà, come dire, qui insomma, la materia che tu affronti in maniera semiseria, ma fino a un certo punto, permettimi di, di aggiungere, ehm, eh, molto spesso. Ehm, L'approccio da bar viene come dire, eh, utilizzato per fare dei ragionamenti intorno a degli eventi storici eh, che hanno al, al centro, e questo lo dici molto bene nel tuo libro, che hanno al centro esseri umani che molto spesso sono state vittime di stragi, no? di, di genocidi, e, e quindi eh, qui eh, si ferma la voglia, se vogliamo finisce la voglia di scherzare, no Francesco? Dovrebbe, dovrebbe essere così. Eh, esatto, io co comincio il, il mio libro proprio con, con l'affermazione che tu hai letto per specificare una volta di più quale sia il rischio di fraintendere il luogo in cui si è. Una volta, e anche oggi, ci sono i bar, no? E i discorsi da bar, lo sappiamo tutti, sono discorsi da non prendere particolarmente sul serio, sono affermazioni sciocche, sono anche affermazioni che lasciano il tempo che trovano. Il problema dei social, dal mio punto di vista, e, e seguendo le mie ricerche, eh, il problema dei social è stato il fatto che molte persone ancora oggi entrano nei social pensando di essere all'osteria, di essere al bar, e pensando di avere quella intimità, che effettivamente, se magari sei a casa col tuo cellulare o davanti al tuo computer, davanti alla tua tastiera, senti di avere. Perché in un luogo protetto, casa tua stare in un social eh, pensando di essere in un luogo protetto è il più grande degli errori che si può commettere. I social non sono osterie, non sono bar dai vetri fumosi da cui non esce nulla in cui fondamentalmente si possono recintare le figuracce, diciamo così. Eh, sono luoghi in cui si rimane esposti, sono piazze e piazze eterne. Alcuni di noi dolorosamente sanno che una figuraccia fatta sui social non si cancella, un, un, un tema, un commento sfortunato, una volgarità eh, rimane anche dopo essere stata cancellata, se qualcuno ha salva, di pubblico dominio. Ecco questo modo di rapportarsi ai social è pericoloso perché può effettivamente penetrare nella vita delle persone e distruggerla. Quando poi noi affrontiamo, e io nel, nel libro cerco di fare proprio questo, il, il fatto di parlare di argomenti specifici, diciamo la storia, ma potrebbero essere molti altri quelli di cui eh, possiamo occuparci. E quando noi andiamo a parlare di storia sui social, eh, spesso dobbiamo avere la sincerità intellettuale di dirci perché lo facciamo. Io ho assistito per anni non a discussioni di storia sui social, ma a persone... E si guardavano discutere di storia sui social. Molte persone non portano la loro opinione in queste dispute online, ma portano se stessi, la loro immagine online, che evidentemente eh, a loro è molto cara, e, e fanno dell'argomento, in questo caso l'argomento storico, un uso totalmente strumentale. Non so se vi è mai capitato, io. Come avete capito, frequento molto questo tipo di pagine su più social. Io vedo sempre delle persone che non amano essere contraddette in nessun modo, eh, non amano essere messe in dubbio, ma non perché tengano molto all'idea che stanno esponendo, bensì perché una volta eh, in cui si imbattono nel, nell'opposizione, nel no, nella critica alla loro idea, queste persone pensano molto spesso che siano esse stesse messe in dubbio. In critica e quindi difendono le loro idee indipendentemente dal fatto che ci credano meno, o meno, addirittura arrivano a, a mistificarle. Questo per quanto riguarda lo studio e il dibattito storico, è pericolosissimo, perché in, eh, per quanto riguarda, per esempio, eh, gli incontri e gli scontri online. Assistiamo a della gente che dice delle pure bestialità pur di rimanere, diciamo, a caccia di like. Eh, potrei fare milioni di esempi, ma ho pietà di te e dei tuoi ascoltatori. <ride> ti ringrazio, però, insomma, poi vorrei tra poco anche tornare anche a ragionare intorno a questo ego che viene nutrito in maniera, diciamo, abnorme eh, su, 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 sui social. Perché siamo al, al, al primo passaggio musicale. Eh, ti ho chiesto, come chiedo tutte le settimane. Ai miei ospiti di, di segnalarmi un paio di brani importanti insomma, per, che, che servano anche a, a cadenzare la nostra conversazione, ma anche a, a farci ragionare intorno ai contenuti del, della puntata. Insomma, il primo ascolto proposto da Francesco Filippi delle Luci della Centrale Elettrica è Iperconnessi questa è Iperconnessi, le luci della centrale elettrica dall'album Terra uscito per Cara Catastrofe il 3 marzo del 2017 eh, Francesco il titolo dice già tutto no? se vogliamo, i tuoi vent'anni commenti feroci e polsi sempre appoggiati, alla fine sono passati abbastanza inosservati, spari razzi di segnalazione per cercare di distinguerti, tu mi allontani e poi mi pensi, i tuoi vent'anni alla fine sono passati abbastanza inosservati, della rete imprevedibile come le onde, cantami della fame di attenzione, della sete di ogni idea che si diffonde, cantami dei posti dove il wifi non arriverà mai. Siamo al punto in cui sarebbe bellissimo, Francesco, insomma, ci fossero anche dei, dei, dei posti dove il wifi non arriva e dove probabilmente vengono fuori finalmente nuovamente le nostre persone, le nostre personalità. Forse sono troppo retorico, sono troppo utopico. Eh, Vasco Brondi è, insomma è, è disincantato. Francesco, dici la tua. No, assolutamente non sei troppo retorico, sei all'interno di quella che è la, la mia stessa bolla di percezione. Eh, siamo di fronte ad un mondo eh, nuovo che ci sta letteralmente a noi come società fagocitando. Prima parlavo di On Life, non si dice più, certo. eh, almeno diciamo, a, a livello di, di studi online o vita virtuale quando ci passi più di 5 ore al giorno su uno strumento non c'è più la virtualità si parla di vita connessa questo brano l'ho scelto apposta non solo perché appunto parla del, dei problemi della connettività eh, di fronte alla eh, Difficoltà di gestire questo tipo di socialità. Ma io sono particolarmente legato a, al refrain finale, al passaggio finale. Moltitudine o solitudine? Moltitudine o solitudine? Si chiede la canzone. Ed è proprio questo, secondo me, il punto eh, che sta attorno al nostro mio principale, ma credo un po' di tutti noi, modo di stare sui social. È un modo per cercare la moltitudine, per trovare la moltitudine. È un modo di curare la solitudine? È qualcosa che in realtà noi riusciamo ad ammettere essere parte di noi? Eh, io credo che si sia di fronte a tutte le difficoltà di un nuovo modo di pensare e di rapportarsi, anche tra di noi. Ecco perché ho scelto questo brano, oltre al fatto che lo devo ammettere, ha accompagnato molte, eh, molte giornate felici della mia vita, quindi ero felice eh, di condividerlo con tutte e tutti voi. Eh, però il tema resta, eh, noi siamo di fronte ad un cambio epocale e non credo al momento che noi si sia pronti ad affrontarlo, anche quello che dicevi tu, no? la proposta magari trovare un posto senza, senza wifi, è un tema che, che mi sta a cuore, ma eh, forse non è con la fuga che si può risolvere questo tipo di eh, problemi, eh, di questioni, ma con, eh, con l'insegnamento, con la comprensione, con la formazione, con l'autoformazione, prima di tutto appunto di noi stessi, eh, per il modo in cui usiamo questi strumenti, che possono essere molto utili, possono essere eh, coltelli per tagliare il pane, ma possono anche essere mannaie per fare del male a noi stessi e agli altri. Esattamente Francesco e tra l'altro stiamo parlando di un tema che è il tema dei temi, quello della storia e della sua complessità no? che si vuole provare in tutti i modi se vogliamo e questo è un percorso come dire probabilmente mh, già mh, in moto da diversi anni di ridurre, No, questa complessità. No? Tu citi all'interno del tuo libro anche un paio di, come dire, di, 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 di studiosi e padri nobili della storia. No? Tutta la storia e storia contemporanea, per esempio, no? di Croce, no? oppure tutta la storia e storia comparata, diceva Carlo Ginsburg. No? E tu provi dal tuo punto di vista a, 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 a scrivere. Spero di non dire una, una boiata, no? correggimi, insomma, ovviamente, una, una sorta di decalogo che addirittura è, è pubblicato eh, anche eh, addirittura, eh, sulla copertina del libro. No? E, e vorrei partire, si parlava di ego poco fa, no? di questi um, uh, personaggi, tra l'altro uh, vo ti vorrei anche chiedere uh, se hai tenuto realmente i nomi dei, dei diciamo, dei, 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 perché io me li sono segnati tutti, sono 17 sono anche divertenti, adesso ovviamente non voglio uh, toccare la sensibilità di nessuno, ma Firmino, Nocchiello, Alceste, Ginella, Anzelotto, Toffolo, Catello, Mauriglio. Come dire, sembrano i personaggi di un film di Monicelli, consentimi la battuta, <ride> diciamo, ma non è cattiva, eh. cioè, no. Che però, insomma, stanno dentro, come dire, una, una riflessione sulla storia che, che insomma, eh, la dice lunga. Su questa complessità, su, su quel primo capitolo interessante che può essere ehm, un po' il collettore di tutti i capitoli, quel noi di cui molti, come dire, si, si vestono per. Per, per raccontare una, una, una parte di campo, no? quel noi che tu dici essere poi un noi eterno no? contro un voi eterno, crea due steccati che non si toccano se non per insultarsi. Francesco? Assolutamente sì. Allora, prima di tutto, i nomi sono, sono vari e, e dipende, ce ne, sono, ce ne sono un paio di veri. Alcune sono citazioni e alcune in realtà mi suonavano semplicemente bene o stavano, mi sembrava stessero bene all'interno delle citazioni. Eh, un paio, ce ne sono un paio di, di, di veri ma nemmeno sotto tortura. Quindi l'esercizio per di i video. lettori potrebbe essere quello di andare a scoprire chi sono i veri, no? C'è già, già chi è partito con ah, delle ecco. piccole maratone di ricerca, eh, effettivamente, eh, ecco. però sono per lo più nickname di certo, persone, certo. quindi la ricerca non è semplicissima però sì ci sono degli agganci alla realtà il noi, il noi che ho definito eterno ovviamente eh, riricordando ri una eh, Espressione eh, dal mio punto di vista efficacissima e felice di Umberto Eco, questo noi eh, eterno che ricalca un po' il fascismo eterno in certo. quanto atemporale. Come il fascismo eterno di Eco è un modo, è una retorica, un modo di dire le cose. Il noi eterno che io cerco di delineare eh, nella mia guida semiseria è in realtà. Un, un artificio retorico di cui ci vestiamo molto spesso, tutti noi e tutte noi che facciamo, eh, diciamo, parte del mondo dei social e che entriamo nei social. Che cos'è? È quella mania che si ha di eh, inserirsi all'interno di determinate categorie, società, temi e, e farseli propri. Per quanto riguarda il passato, questo accade molto spesso, no? L'esempio classico, noi. Eh, che abbiamo eh, portato la civiltà nella Britannia con Giulio Cesare e tu dici, vabbè, ma per carità, eh, quanti anni hai? Perché questo noi? Che cos'è questa appropriazione indebita di un passato? Noi che abbiamo combattuto, noi che abbiamo scoperto l'America, per esempio, riguardo all'identità italiana. Sono tutti temi che, dal mio punto di vista, eh, servono a far comprendere un modo molto interessante di stare sui social e cioè quello di cercare delle piccole coperte di linus eh, Nessuno di noi è qualcuno sui social all'inizio, vestirsi di questi ruoli, quindi dire noi abbiamo fatto, noi abbiamo detto, per quanto riguarda per esempio il discorso storico sui social, sembra darsi un peso, a darsi un'identità, a volersi raccontare brevemente, dire noi italiani nel 48 abbiamo combattuto contro gli austriaci, non so, nelle guerre del risorgimento. Non è in realtà un modo per esprimere vicinanza o conoscenza di questo evento storico, è un modo per richiamare questo evento storico e vestirci noi di questa importanza. Perché ovviamente, se nel momento in cui vado a contestare le affermazioni che tu, per esempio, Francesco, puoi fare dicendo noi, Sabaudi che abbiamo fatto l'Unità d'Italia, nel momento in cui vengo a contrastare te, questa tua definizione, ovviamente eh, non contrasto solo te, ma contrasto il centinaio e passa d'anni, secolo e mezzo abbondante, che hai richiamato in causa per eh, sostenere la tua teoria. E allo stesso modo, eh, un noi cosiddetto eterno crea drammaticamente un loro o un voi eterno. Quanti di noi è capitato di essere inseriti a, di peso in categorie che magari eh, non, non, non sentivamo appartenerci? So, eh, a, a me è successo sempre, voi comunisti, 20 anni che mi danno del comunista, io tra l'altro, con eh, famiglia ed esperienza familiare eh, ereditaria e, e certificabile eh, della de democrazia cristiana, perché come tutti i trentini sono democristiano per, per indole, identità e, e genetica. Quindi è anche un'accusa che. Che mi sento dire e che vedo un po' gratuito. No, tra l'altro, Francesco, voi... è di qualche giorno fa, lo dicevi anche sui social: mi piace l'uso che fai, lo, lo dico lo dico diciamo, apertamente diciamo, in questa, durante questa nostra conversazione mi piace invece l'uso che tu fai eh, de, dei social perché insomma, poi eh, riesci anche a dire cose eh, anche molto interessanti ironizzando anche su te stesso perché ultimamente eh, hanno ritirato fuori la categoria della zecca rossa e qualche giorno fa ancora una volta hanno utilizzato questa categoria per te insomma, gli argomenti poi alla fine sono sempre gli stessi no? cioè... certo, certo, lo storico del centro sociale tra l'altro è uno dei complimenti più grandi che mi abbiamo eh, fatto perché fare lo storico e farlo bene all'interno di un centro sociale significa saper veramente catturare l'attenzione ed essere utile ad un certo tipo di società. Però, questi noi e questi voi e questi loro no? che si spezzettano, servono servono non solo a dare corpo a noi stessi quando ce ne vestiamo, ma servono anche a delineare un mondo, un campo. Sono un artificio retorico che. Che appunto consola, scalda il cuore. Qual è il problema? È eh, che questo artificio retorico, innanzitutto, è pecca di anacronismo, è, è, una, è una rottura di quella che è la, la necessaria distanza che si deve avere col fatto storico, perché poi, appunto, nel momento in cui ci mettiamo anche noi a combattere eh, nella battaglia di Maratona contro i persiani, allora in quel momento stiamo evidentemente forzando. Il, il tempo che scorre e soprattutto facciamo in modo che eh, nel momento in cui andiamo a dibattere sia in gioco la nostra identità più che il tema di cui stiamo discutendo e la, 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 la discussione che ne, ne sorgerà sarà ovviamente brutalmente spostata sull'ambito retorico e sarà del tutto inutile dal punto di vista storico e come scrivi ehm, all'inizio in, all del primo capitolo sul noi se abbiamo meno di 120 anni non combattemmo noi la prima guerra mondiale se non eravamo tre convocati da Berzot non vincemmo noi i mondiali del 1982 e intanto siamo in coda alla prima parte di almeno due pagine al giorno spazio al GR di Popolare Network tra poco Seconda parte di almeno due pagine al giorno. Questa settimana siamo in compagnia dello storico della mentalità Francesco Filippi, stiamo ragionando intorno alla guida semiseria per aspiranti storici social uscito a ottobre per bollati boringhieri. Allora Francesco insomma, abbiamo um, uh, chiuso la prima parte ragionando su questo noi eterno, su questo noi che in realtà impone una scelta che è quella del uh, da che parte stai, no? se stai con me o stai contro di me, con questo, mh, mettendo in campo questo manicheismo che insomma, mi, mh, mi permetto di dire essere assolutamente anacronistico, se vogliamo, nel tempo anche liquido che, che, che viviamo. No? E, mh, continuando sulla riflessione intorno a, al tuo libro, si parla anche di colpa e di responsabilità, si parla di una categoria mh, molto interessante sulla quale tu spendi delle pagine molto lucide, prendendo a, um, come spunto eh, quella reductio ad Hitlerum di Leo Strauss, no? perché ovviamente come dire, quando si fa un ragionamento intorno a un tema eh, legato a, al riferimento che tu puoi fare diciamo, a, a Hitler se vincente, no? nel senso che chi non condanna e non condannerà, almeno spero, sempre Hitler e tutto quello che si può riportare al confronto con, con Hitler, no? Sì, è uno dei punti eh, a cui ho tenuto di più nella costruzione di questo libro, e cioè eh, il distinguere più in generale non solo la colpa e la responsabilità, ma l'approccio che si deve avere anche da un punto di vista qualitativo, oserei dire emotivo, con la storia. Colpa e responsabilità sono due bestie diverse, lo sappiamo. La colpa è, è da a imputare a chi, per esempio, commette un delitto. Per esempio nel caso della Shoah la colpa evidentemente ricade su Hitler, i nazisti e coloro i quali eh, compirono eh, questi, questi, questi massacri, questi, eh, questo, compirono l'olocausto e anche volendo allargare il campo, dal mio punto di vista è lecito farlo, eh, la colpa ricade anche eh, su chi non fece nulla per fermare eh, questi massacri. Quindi questa è una colpa decisamente estesa. Oggi noi non abbiamo la colpa di questo. Oggi spesso ci si imbatte magari sui social in discussioni becere in cui, che ne so, mi è capitato di avere eh, di fronte utenti che dicevano che i tedeschi devono solo che stare zitti perché hanno la colpa dell'Olocausto, eccetera eccetera. Allora, tolto chi ha commesso quei crimini, nessuno può avere la colpa di determinati crimini se non li ha commessi o eh, è stato complice di quello che accadde. Viceversa è dire siccome non c'ero non ho colpa di nulla, posso dimenticare. Qui scatta la responsabilità, sempre per rimanere nell'ambito tedesco. È molto chiaro che la memoria pubblica di quel paese non ha colpe nei confronti di quel passato, ma è altrettanto chiaro che la Germania ha delle responsabilità Oggi nel ricordare quanto è accaduto, eh, banalmente per evitare eh, che non accada mai più, eh, perché è necessario fare della storia un'ottima cassetta degli attrezzi da cui pescare per comprendere il presente. Studiare la Shoah oggi, ad esempio, serve proprio a questo: cioè rendersi conto che determinati meccanismi poi portano, come su un piano inclinato, all'odio nei confronti dell'altro e eh, Spero non accada mai più allo sterminio sistematico di massa nei confronti di determinati settori sociali. Sappiamo che purtroppo, però, il, speriamo che non accada mai più in molte parti del mondo è è tutt'oggi disatteso. Ecco la differenza tra colpa e responsabilità. Ecco per esempio la differenza che si può fare sul caso italiano tra colpa e responsabilità. Le colpe del fascismo si chiudono per nostra fortuna nel 1945 del fascismo storico, quello mussoliniano, chiamiamolo così, non allarghiamo il campo al fascisti dopo il fascismo perché toccheremo altre questioni ed altri libri eh, sempre della saga, ma eh, concentriamoci per esempio sul grado di responsabilità. Che ruolo ha oggi l'Italia nei confronti del fascismo italiano? Un ruolo di responsabilità del ricordo, banalmente perché e non dobbiamo e non possiamo dimenticarcelo, questo paese il fascismo, cioè il totalitarismo di destra nel XX secolo lo ha inventato. Questo non è un passaggio secondario nella memoria e anche nell'identità nell stessa degli italiani, proprio come il nazismo non potrà mai essere secondario nella eh, costruzione dell'identità tedesca. Poi, certo, nelle discussioni online anche Hitler viene usato come, come una clava. Era la famosa legge di Godwin che addirittura nel 1990, agli albori, eh, de, di internet diceva eh, ogni discussione più si protrae sul web eh, ha aumento della possibilità che qualcuno tiri fuori i nazisti equivalente a uno cioè eh, è possibile utilizzare come clave retoriche determinati passaggi formali, il bene o il male per insultare l'avversario se io riesco a paragonarti a Hitler, ho vinto banalmente perché Hitler come dicevi è il malassoluto è anche utile constatare a livello di corollario un passaggio su questa costruzione del male assoluto. Tu dici: speriamo che continui ad essere così. Ritengo ultimamente purtroppo un osservatorio privilegiato sul tema. Io faccio viaggi di memoria e, certo. e, ad Auschwitz e in altri luoghi dell'orrore del Novecento e io noto che questo. Questo monolite di male assoluto hitleriano va a spricciolarsi Ultimamente sembra tutto sempre più relativo, e questo è un grande rischio a cui probabilmente la, la rete sta, sta collaborando eh, più o meno consciamente, perché banalizzare un tema significa eh, renderlo superfluo dopo un po' e questo, questo è un pericolo. Beh, questo, però questo è un pericolo che come dire anche detto da, da te insomma che come dicevi poco fa è un osservatorio anche privilegiato rispetto a questi temi eh, come dire ci preoccupa ulteriormente insomma nel senso che ehm, il tema della responsabilità di cui parlavi poco fa diventa un tema eh, se vogliamo dirimente no perché tu dici la responsabilità in realtà è una parola fuori posto nel contesto semi anonimo dei social, però ehm, è anche vero che probabilmente ci sarà non so se esiste un solo modo per, per richiamare alla responsabilità chi, eh, o quantomeno chi gestisce la rete, no, a sanzionare determinati comportamenti, perché ovviamente io non voglio adesso star lì a dire che c'è bisogno di punizioni, no? però è chiaro che questa libertà totale, questo campo sterminato, questa prateria eh, che è la rete insomma permette di dire tutto il contrario di tutto senza che ci sia nessun, nessun, nessun controllo, Vuol dire, questo è davvero un rischio un rischio enorme diciamo anche per il presente e anche per il futuro no francesco certo tra l'altro affrontare un tema come questo oggi che da, 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 da qualche tempo da, da, da poco tempo eh, c'è giunta la notizia che, che, che Donald Trump sarà esatto. su twitter per volontà popolare il padrone del network è molto interessante anche come ci si sia stati un po tutti certo. tutti noi utenti twitter no the people eh, siamo stati messi all'interno di questa grande voce, quindi sembra che sia anche merito nostro. Pare che, appunto, eh, io ritengo che il tema non possa essere affrontato unilateralmente da nessuna delle, delle componenti che, che, comunque, tu giustamente, molto giustamente hai, hai citato e sottolineato. Non può essere solo una questione di autoregolamentazione da parte del padrone del social. Non sarà Elon Musk a rendere certo. la rete migliore, anzi mi pare che stia contribuendo a lacerarla questa, questa rete. Non sarà solo il pubblico ad autoregolamentarsi perché fino a quando Internet verrà vista come un enorme parco giochi ci sarà sempre qualcuno che commetterà delle scorrettezze per divertirsi, non sarà nemmeno il mercato. A, eh, dei social network eh, ad autoregolamentarsi perché mi pare abbiamo tutto un secolo davanti, di, di fronte e anzi alle nostre spalle eh, che dimostra che eh, non è vero che il capitalismo eh, sa autoregolamentarsi e, e mi fermo qui io ritengo che ci sia una necessità di agire tutti insieme per far sì che questo luogo che ha enormi potenzialità sviluppi al meglio le proprie potenzialità vi faccio un esempio tra 8 e 900 nelle città del, americane ed europee eh, avviene un fenomeno stranissimo, cominciano a girare queste automobili che nessuno conosceva, che potevano avere solo le persone molto ricche perché le automobili costavano e, e, e giustamente ad un certo punto si nota che girando per queste città i possessori di queste auto cominciano a, a fare degli incidenti che cominciano addirittura purtroppo ad ammazzare della gente investendola. E c'è chi dice proibiamo le auto dalle città, c'è qualcun altro che dice ma perché proibire le auto che sono dei mezzi neutri e anzi stanno dimostrando di essere molto più utili rispetto ad altri, ad altri modi di stare in città? Perché dobbiamo proibire le auto? Facciamo una cosa diversa. Eh, ad, insegniamo, obblighiamo la gente che ha un'auto a imparare ad usare questa auto. Ed ecco che nasce la patente, si adattano le strade, si adattano le città al nuovo mezzo, quindi ecco che nascono le strisce pedonali e i semafori. Eh, diciamo che tra 8 e 900 si ha la, la, la necessità di gestire un nuovo strumento e con fatica si riesce a trovare un modo di utilizzare questo strumento che sia sicuro per lo più, per la maggior parte di persone possibili. Oggi, ancora oggi, noi sappiamo che, purtroppo, data anche la diffusione di questo mezzo, eh, le auto continuano ad uccidere. Ma nessuno di noi pensa che la soluzione per eh, stoppare gli incidenti stradali sia vietare le auto. Semplicemente bisogna continuare a vigilare e continuare ad insegnare la gente ad usare le auto al meglio per renderle sicure. Io credo che il paragone a metafora sia esattamente calzante a Internet. Io non credo che la soluzione sia proibire Internet. Adesso sento che si vuole proibirlo in determinati ambiti come la scuola, eccetera. Per esperienza personale, quello che si riesce a, a si rende vietato a determinate categorie, penso ai giovani. E io parlo per me. Se c'era una cosa che io desideravo, era la, la, la cosa che mi era vietata. Ed eh, ah, è sempre stato così. Certo. Non... Quindi mi sembra, mi sembra veramente una, una soluzione fin troppo comoda che, che, che ripulisce eh, le coscienze di chi, di chi pone la legge. Io ritengo che. Eh, Internet abbia delle potenzialità ancora tutte inespresse e ritengo che semplicemente ci sia la necessità di costruire un nuovo vocabolario, un nuovo modo di starci su questi social, anche insegnando alla gente che quello che hanno in mano, uno smartphone, non è semplicemente un telefonino, è uno specchio sul mondo ed è un, uno spiraglio che il mondo ha per vedere noi stessi. Ecco perché, cioè. Capite? È come, è come tu vivresti, Francesco, in una casa di cristallo, forse sì per un po' di tempo, ma la prima volta che devi andare in bagno, forse un, un asciugamano o qualcosa lo gradiresti. Io sì, eh, a meno di essere totalmente esibizionista è insegnare alle persone che cosa hanno in mano ed è, è, è capirlo tutti insieme la risposta a, alle grandi problematiche che la rete sta avendo in, in questo periodo e infatti ehm, mm. dopo il prossimo ascolto musicale vorrei che tornassimo a parlare di questo perché in realtà ehm, eh, tu hai anche come sempre dentro i tuoi libri un, un, un versante dentro la tua scrittura, nei tuoi saggi in cui sei comunque propositivo in realtà come hai ha detto anche poco fa non va distrutto come dire, l'utilità ehm, e le, non vanno distrutte le potenzialità. Diciamo abbastanza eh, ampie de, 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 de della rete e dei social, poi in particolare, ma va insomma insegnato l'utilizzo di, di questo strumento. Intanto dicevo, siamo al secondo passaggio musicale, qui insomma finiamo dentro quasi un buco nero. Francesco, tra poco ne parleremo. È un po' un abisso questo, questo brano. Moby ehm, ci racconta un mondo quasi senza speranza. Moby eh, con eh, The Void Pacific Choir ci offre l'ascolto e la visione anche di Are You Lost in the World Like Me? Are You Lost in the World Like Me di Moby and the Void Pacific Choir, brano all'interno dell'album These Systems are Failing, pubblicato per Mute Little Idiot il 14 ottobre del 2016. Allora, Francesco, lo dicevamo poco fa, insomma, questo è un video che, che non lascia speranza, nel senso che. Uh, Moby insomma insieme um, a, a, a Steve Cutts e alle illustrazioni di Steve Katz realizza un brano e un video che insomma, racconta in maniera plastica, in maniera drammatica, apocalittica, la dipendenza dai, dagli schermi, diciamo. il suo sguardo è uno sguardo desolante. Ovviamente eh, la domanda eh, la rivolgo anche a te, la domanda di Mobi, no? anche tu ti senti perso nel mondo come me, insomma, siamo, siamo un po' tutti dispersi, però come, dire, come racconta quel video, si finisce comunque dentro un, 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 giù da un precipizio. Insomma non c'è speranza in questo video tu invece no, insomma, dicevamo poco fa tu hai un, un versante anche di, di, di speranza da proporci Francesco beh, sì, questo video è del 2016 come giustamente ricordavi tu e Moby eh, lo, lo, lo pubblica eh, nel momento in cui la rete sta portando a, a, alla vittoria Donald Trump non, esatto. non dimentichiamoci quindi che in quel preciso momento i social stavano facendo scivolare tutta una società all'interno di un racconto che era eh, parossistico, distante dalla realtà, molto eh, eh, estraniante anche da un certo di punto di vista. Ricordiamoci che eh, all'epoca l'ex presidente degli Stati Uniti allora, in corsa per, per la presidenza, stava facendo campagna elettorale dicendo che sostanzialmente tutti gli altri network, a parte il suo, eh, stavano dicendo bugie, che la verità non esisteva, che noi abbiamo eh, la verità. Eh, ecco, era effettivamente un complesso estraniante. Noi ormai a sei anni di distanza eh, sappiamo quanti danni abbia causato eh, quell'approccio, eh, non solo per la, la, la venuta al potere di, di Trump, ma ricordiamoci per il modo in cui eh, finisce l'era Trump o meno o quantomeno, a, un, a uno stop. Eh, sì, anche perché al... Francesco, scusami Dio se Dio. ti interrompo, ma non è mica detto che sia finita lì, lui ha annunciato diciamo, che, che si ricandiderà, per cui insomma, esatto. nonostante gli eventi tragici del Campidoglio di inizio anno scorso, insomma, siamo ancora lì a ragionare sulla possibilità che lui torni a, a candidarsi alla Casa Bianca. Esatto, una possibilità tutt'altro che remota. Infatti, esatto. mi, mi, mi sono subito, ho, ho dovuto subito correggermi perché ho, ho, messo, ho messo la speranza al posto della prassi. Ho detto è uno stop al momento, vedremo se, se poi sarà la, la fine di un'era. E, e però io credo che questo non sia semplicemente un uso distorto di uno strumento che rimane neutro e con grandi potenzialità positive. E non solo Trump è assurdo al potere attraverso Internet, ma Trump è stato in qualche modo fortemente contrastato all'interno eh, del racconto pubblico da Internet, eh, il che dimostra che la rete può, può in molti casi essere la stessa cura eh, per i mali che essa stessa causa, scusatemi il gioco di parole. Ecco perché dal mio punto di vista eh, si deve affrontare eh, la rete con, con, grande, con grande positività. Parlo da, da storico. Eh, la rete ha fatto benissimo agli studi storici, non solo perché finalmente ha ribadito una cosa, la, la gente ha fame di storia. Su internet, sui vari social network, eh, tutti quelli che io frequento, che sono i principali, c'è tanta voglia di passato, di parlare di passato. Certo, c'è cioè chi ne parla in maniera non corretta, non in maniera metodologicamente costruita, ma questa non è una colpa della rete, questa è una colpa, e cerco anche di dirlo in uno dei capitoli, questa è una colpa che ha, ha, ha molti padri, tra cui, e madri, tra cui, lo ammetto, la stessa categoria degli storici. Noi non possiamo pensare d'ora in poi di fare, dal mio punto di vista, storia a livello professionale senza un'adeguata preparazione per quella che è la storia sui social. Che significa? fonti social, che significa eh, fonti internet, basti pensare a tutta la digitalizzazione di miliardi e miliardi di documenti che sta avvenendo in questo preciso momento. Eh, non possiamo pensare di fare gli storici senza un'attività divulgativa utile che entri in questi nuovi eh, mondi, in questi nuovi modi di pensiero. Dal mio punto di vista, eh, esame del primo anno a storia al Dipartimento di Studi Storici di qualsiasi università del mondo, eh, si deve insegnare metodologia della ricerca storica, cioè ricerca e costruzione delle fonti, ricostruzione delle fonti e capacità appunto di fare il lavoro di storico e all'interno di questo, dal mio punto di vista, serve anche la capacità di parlare ad un pubblico, di stare in un luogo e quindi il mio sogno, I have a dream, direi, sempre per rimanere in ambito americano, che nell'università si insegnasse finalmente metodologia della... Fruizione e divulgazione storica anche sui social. Francesco, ehm, il tempo è veramente volato via, noi abbiamo cinque minuti, però io vorrei sottoporti tre questioni che se riusciamo a contenere sarebbe bellissimo, no, non so se ci riusciremo, però insomma, noi ci proviamo. Perché? Uno dei tanti argomenti diciamo, affrontati dentro la tua guida semiseria è quella legata ad una mh, tendenza che io trovo insomma eh, davvero insopportabile, diciamo, che è quella del benaltrismo. No? Io insomma, vorrei che ehm, se per quanto possibile diciamo, ehm, in poche battute, tu ci raccontassi, immagino insomma, che, che nel tuo frequentare il, il, mh, i social e la rete insomma, sui dibattiti storici. Ti si è trovato tante volte insomma, a ragionare con chi sposta continuamente il focus per poi non parlare di niente, insomma, è veramente un cancro il benaltrismo. No? Poi in storia immagino che sia veramente quasi il male assoluto, no, Francesco? Il benaltrismo in storia è effettivamente uno dei, dei problemi maggiori perché, perché impedisce il, il punto focale dell'analisi storica, cioè il confronto e il dibattito sui temi, sui temi centrati. Per citare un giustamente eh, fortunato e ricordato libro dell'amico e collega Eric Gobetti, il famoso E allora le foibe? Esatto. No? Che esce ogni volta che si parla, per esempio, dei crimini fascisti. Guardate che e allora le foibe non serve a far parlare la gente delle foibe, serve a, a far evitare che la gente parli dei crimini del fascismo. Io arrivo, voglio discutere di un tema, tu lanci la palla in tribuna. E, e, e chi rimane a bocca aperta guardando due persone che parlano di due argomenti diversi eh, incorrerà nell'idea che non si possa parlare di determinati argomenti. Il benatrismo non solo è un cancro eh, da un punto di vista della, della struttura della ricostruzione dell'analisi storica, ma è un artificio retorico che purtroppo funziona sempre è eh, defatigante, stanca, eh, demoralizza l'interlocutore. Io volevo semplicemente parlare di come... Le, nel settecento i giardini all'inglese e all'italiana dominano un certo tipo di nobiltà e tu vieni a dirmi eh però eh, non dimentichiamoci della desertificazione <ride> va benissimo, è giusto, eh, per carità desertificazione è un tema importante ma io sto certo. parlando dei giardini e la risposta del benaltrista è ah, allora non ti interessa da certo. certificazioni. Ma no, non è vero, io sto parlando d'altro, però è, è una strategia, so... è una vera e propria strategia, diciamo, l'atteggiamento del cecchino, secondo me, questo qui, insomma. Esatto. Eh, tra l'altro, altro elemento anche, anche insopportabile, a parte ho trovato molto efficace anche le pagine in cui tu dici che non serve ed è controproducente eh, in rete, sul web, salire in cattedra, perché se sei un docente affermato e anche riconosciuto per, la tua, per le tue e conoscendo le tue competenze, la tua autorevolezza ehm, nelle aule universitarie eh, o in altri luoghi eh, accademici, questo non vale in automatico per la rete. Questo è molto interessante e viene raccontato molto bene, secondo me, nel tuo, nel tuo libro. Così come è anche interessante l'altro rischio, rischio da non correre che è quello delle letture definitive. No? Io ho letto tutto sull'argomento per cui non c'è altro, altro da dire. Anche questo alimenta come dire, porta sempre alla fine. A, a raccontare dell'ego, insomma a parlare di sé, no? di, 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 di un ego abnorme, perché molto spesso mi, mi, mi sembra però di poter dire, Francesco, che millantare conoscenze illimitate in realtà eh, non, non appartiene solo al campo della storia, ma anche al campo eh, dell'umano e del quotidiano. Io sinceramente conosco tante persone che insomma, dicono di conoscere questo e l'altro mondo, ma in realtà poi alla fine probabilmente non conoscono nessuno, perché qui torna anche Vassal. Brondi, moltitudine o solitudine, perché fanno i conti con, con la solitudine, anche qui insomma, tanti argomenti, però Francesco dimmi la tua, insomma, immagino che anche tu eh, eh, ti ritrovi a ragionare con chi millanta di aver letto, eh, insomma, i libri definitivi, perché poi si parla di chi ha scritto i libri, e non necessariamente esatto. di quei contenuti, no? Esatto, esatto, sì, 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 telegraficamente, perché poi sono temi che veramente eh, eh, mi hanno appassionato e, e con cui ho convissuto per anni. Sai Elencato è sbagliato sul web, banalmente, perché tutta l'autorità che uno pone nel web, appunto gli accademici, eccetera, è stata conquistata fuori con altri linguaggi, con altri metodi. Tu puoi essere un ottimo insegnante universitario e contemporaneamente essere un pessimo divulgatore e dialogatore social. Eh, I social riconoscono l'autoritas, la, eh, come dicevano i latini, però va conquistata sul campo: devi essere bravo a parlare quel tipo di linguaggio. Banalmente, perché allo stesso modo eh, tu sei un professore di lingue e insegni inglese, e allora non per questo devi per forza essere bravo anche a parlare russo, non c'è scritto da nessuna parte. Anzi, magari se ti periti a parlare russo e eh, uno che parla russo ti prende in giro, non puoi dire: Ma come si permette, guardi, io ho studiato inglese. Beh, è una questione <ride> di linguaggi. E allo stesso modo, il web è un'enorme occasione perché ci mette non solo in contatto con chi ha scritto libri, ma con i libri stessi. C'è un sacco di cose che possiamo conoscere attraverso il web. Dire ho già tutto di questo tema non solo è una fanfaronata, permettetemi, ma è contemporaneamente chiudersi la porta alla possibilità di crescere ancora. E sul web spesso si trovano queste persone che dicono. Ah, io ho letto tutto sull'argomento, quindi nulla ho da imparare, quindi non voglio parlare con te. Però permettimi Francesco, i miei preferiti, perché sono davvero i miei preferiti, sono quelli che mi dicono io ho letto un libro sull'argomento. E questi sono ancora migliori perché ne <ride> mi hanno letto solo... Io ho letto un libro sull'argomento, sulle rape rosse, quindi ne so tutto. Ecco, quelli sono quelli che mi fanno veramente morire da ridere. Il bello del web è che dal tragico si può passare molto velocemente alla farsa. Ma il libro definitivo sulle rape rosse, in realtà però, insomma, se ce l'hai, se ti chiederei di passarlo, <ride> mi interesserebbe molto. Intanto, a proposito di cose belle, bellissime, eh, Mussolini ha fatto anche cose buone. Propaganda di ieri, fake news di oggi è diventato in realtà, questo è il sottotitolo, di un film documentario. Correggimi se sbaglio Francesco. Ehm, andato in onda il 27 ottobre su Sky Documentaries ed è in streaming su Now. E eh, un altro punto di approdo, diciamo, su, su, su un medium importante che è il video no? in cui si racconta un libro che tra l'altro. Continua ad avere un successo clamoroso. Credo di aver letto insomma, che sei anche alla ventiduesima ristampa del, del libro. No? Insomma, questa storia, questo racconto delle idiozie che continuano a circolare sul fascismo, che diventa anche un documentario, credo che sia un ulteriore contributo diciamo, intorno ai temi affrontati in maniera brillantissima. Consentimi nel, nel tuo libro, Francesco. No, grazie mille, lo facevo così per dire eh, con, con totalmente falsissima modestia, 24: siamo a 24 ah, ecco. Vabbè, è qualcosa che ormai mi, 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 mi spaventa quasi. E, e devo dire che, che è con emozione che ho colto il, il passaggio, la, la cross medialità, un libro che diventa un documentario veramente tratto da, da, dai miei scritti, è comunque un, in qualche modo, eh, è stato un punto molto importante in generale per la mia carriera e in particolare per eh, il modo in cui determinati argomenti possono avere la possibilità di vivere su più eh, piattaforme, più strumenti. È stato un grande insegnamento quello, per esempio, di seguire la, la sceneggiatura di questo documentario, è stata un'emozione incredibile eh, vedere questo documentario in cui ci sono eh, a parte me, eh, grandissimi storici, un amico e collega Carlo Greppi, Alessandro Barbero, eh, Giordano Bruno Guerri, quindi anche esponenti di correnti non esattamente esatto. vicine. Al mio eh, modo di, di pensare e di interpretare. Eh, persone che hanno eh, contribuito insieme a me a costruire un percorso che obiettivamente, eh, sì, lo ammetto, è. Mi ha, mi ha emozionato e continua ad emozionarmi. Grazie per averlo citato. Francesco. È un piacere vero, nel senso che allora l'invito è a leggere Guida Semiseria per Aspiranti Sol, Storici Social, uscito per Bolati Boringhieri, perché con Francesco si fa l'esperienza della precisione. Della, della storia, delle parole dette con, con ehm, che hanno il giusto peso. Io voglio segnalare anche ed è possibile anche cercare in rete anche alcuni contributi eh, editoriali di, di Francesco. Ha scritto un articolo su Repubblica il 13 novembre eh, sull'importanza sull sul governo delle parole da nazione a merito. Qui insomma ci vorrebbe un'altra puntata, Francesco, per parlare diciamo di quanto sia importante attribuire il giusto significato alle parole anche intorno a quello. A quello storytelling che ne sta facendo di alcune parole e di alcuni contenuti anche l'attuale governo in carica. E questo, però, lo potete recuperare da alcuni contributi che Francesco um, ha scritto e che io credo continuerà a scrivere, come spero, e che sono rintracciabili in rete. Veramente ehm, voglio segnalare anche l'appendice guerresca della guida semiseria per aspiranti storici social, perché Francesco Filippi parla della guerra in Ucraina ehm, e dell'aggressore russo con una puntualità che, insomma, che vi invito assolutamente a recuperare, perché Francesco i social, la storia, la guerra, appunti per una commedia o tragedia degli equivoci. E, mh, tu lo dici spesso, bisogna stare molto attenti come dire, a, a, a mettere al posto giusto come dire, gli elementi che eh, come dire, configurano come dire, questa tragedia contemporanea che stiamo vivendo, perché anche lì gli scivolamenti sono dietro l'angolo. No? Si, si è detto di tutto fino a giustificare violenza, aggressione e, e argomenti di questo tipo. Francesco? Sì, io quell'appendice è stata evidentemente scritta sul, sull'onda di un problema, dal mio punto di vista, che è in cui un problema... Eh che è anche colpa del modo in cui ci raccontiamo la storia. La storia, per come la conosciamo noi, quella dei manuali, è un susseguirsi di guerre, di scontri, è un passaggio da una guerra all'altra, è, è il risorgimento che finisce contro la guerra di indipendenza, che poi per il caso italiano nella guerra mondiale, la prima, poi la seconda guerra mondiale, poi eccetera. Raccontare la storia così... Eh, al di là che è una forzatura perché, per fortuna, gli uomini vivono molto tra una guerra e l'altra e molto combinano tra una guerra e l'altra. E questo tipo di racconto, però, fa passare l'idea che solo attraverso la violenza possano cambiare, cambiare le cose. Ecco, noi dovremmo innanzitutto affrontare questo tema da un punto di vista storico e prendere atto. Del fatto che non è vero, gli esseri umani, le, le, le donne, gli uomini possono produrre molto in pace, anzi, di solito producono il meglio di sé in pace. Per quanto riguarda gli ultimi conflitti, quelli che abbiamo oggi di fronte, io devo dire che una delle cose che mi è piaciuta di più è stata la perdita velocissima della capacità di comprendere che si stava parlando di esseri umani. Una parte dall'altra. Ho visto la banalizzazione dei morti, ho continuato a vedere la banalizzazione delle immagini, della violenza, ho continuato a perdere la percezione del fatto che si stesse parlando effettivamente di, di qualcosa di reale e non di videogame. E questo probabilmente è colpa di tutte e tutti noi. La desensibilizzazione nei confronti di temi così importanti è eh, frutto anche della perdita di contatto che tutti noi abbiamo con l'altro. Noi non possiamo esimerci eh, dal, dal conoscere gli altri, ma dal riconoscere agli altri il fatto che sono persone come noi. Se, se noi dimentichiamo questo, le, le guerre diventano sempre più facili, più semplici. La storia non prevede né tantomeno giustifica le guerre, cerca di conoscerle, analizzarle, questo sì, in questo senso è il migliore strumento a disposizione di chi la guerra non la vuole, la storia non prevede il futuro ma decisamente può aiutare a costruirlo. I materiali sono tutti lì, sceglierli è compito di chi osserva. Guida semiseria per aspiranti storici social di Francesco Filippi, uscito per Bollati Boringhieri eh, l'11 ottobre 2022. L'invito ovviamente e anche a leggere tutti gli altri. Ve li ho elencati all'inizio. Insomma, ovviamente, qua facciamo una piccola carrellata molto artigianale. Francesco Filippi, siamo in coda a questa puntata di almeno due pagine al giorno. Io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Spero eh, sia stato un buon tempo anche per te. Grazie ancora per essere stato qui a RBE. Grazie a te, a voi e buona storia. Grazie e allora eh, grazie ancora e buon proseguimento eh, di, ehm, di serata. Noi siamo giunti al termine dell'ottava puntata della prima stagione di almeno due pagine al giorno. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani, domenica 27 novembre a mezzogiorno e il podcast audio e video sarà disponibile sul sito di RBE. Grazie a Matteo Crespo per l'assistenza in regia, a Michele Comba per la regia video. Noi ci ritroviamo qui il sabato prossimo, 3 dicembre 2022, sempre alle 17 per la puntata numero 9 di almeno due pagine al giorno. E ricordate, c'è sempre una buona storia da raccontare perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla. Ciao a tutti.